che nasce come un progetto televisivo, diventa un libro e fra poco tornerà a essere un progetto televisivo perché è un'idea che è nata per la TV e quindi tornerà a essere quella che è la sua casa, che è la TV. Il libro è molto bello e divertente, fa ridere, dal titolo lo si intuisce. Cioè, 800 A, davanti a qualche Ceres di troppo ci vende l'idea di questo commissario che aveva un superpotere. Un superpotere, cioè un superudito, per cui percepiva dei suoni sulla scena del crimine, c'era cioè il morto, il medico legale, tutti pronti a cercare le impronte, a inseguire, a trovare l'assassino, a svelare questo mistero. Il suo udito percepiva un rumore, un suono, lui l'unico a percepirlo, cioè lo scaldabagno che non funzionava, quindi abbandonava la scena del crimine e si metteva a riparare lo scaldabagno. Cioè, un idiota. E coinvolgeva tutta la polizia, tutti gli agenti L'unico scopo era la riparazione dello scaldabagno. E da lì ci venne l'idea di fare il giallo in TV, il giallo più corto del mondo, un giallo per la TV di 5 minuti. E scrivendo, mi sono messo a scriverlo e mi sono reso conto che era impossibile 5 minuti. E ho cominciato a scrivere il primo episodio, il secondo episodio, perché per me erano episodi, perché io faccio TV. Il terzo episodio, dopodiché tutti li leggevano i miei amici, ma perché non lo pubblichi? Ma perché non lo pubblichi? Guarda che bello, guarda che fa ridere, è favoloso. E l'ho pubblicato. Sull'800A è la parola che nasconde, che non diciamola nel tutta la sua potenza, suca, che è una cosa, che è il palermitano, perché è una parola molto palermitana, mi sono reso conto. Io lavoro, diciamo, magari non lo sanno, sono l'autore di Fiorello, quindi mi trovo spesso a lavorare con spesso, sempre, ormai da 20 anni, e mi sono reso conto che questa parola favolosa è molto più palermitana. Che siciliano, cioè da noi ha un valore diverso, è un approccio alla vita. Io, cioè, secondo me, il palermitano aspetta che arrivi la neve, ma non per la bellezza della neve, per poter scrivere suca sulla neve, non ce la fa, non resiste. Io, guarda, dico sempre la cosa più difficile, più fa no, difficile, faticosa che ho fatto con Rosario. La cosa più bella è Viva Radio 2, più dei programmi di Viva Radio 2, per me è stata la cosa più bella che abbiamo mai fatto con Rosario. È la cosa più faticosa, per fare una sintesi così più o meno, è stata l'edicola. L'edicola Fiore, quando facevamo l'edicola su Sky, perché ci si alzava prestissimo, alle 4:45 la sveglia ogni mattina. Cioè, lo capisco, gente, ma finiamo di lavorare alle 22. Quella è stata la cosa più fisicamente, perché scrivere lo so fare, è il mio lavoro, le idee vengono, a volte vengono un po' più brillanti, un po' meno. Ma fisicamente stare con la testa accesa e lavorare, montare per la puntata dalle 5 del mattino fino alle 22 di sera e poi risvegliarsi la mattina alle 4:45, sa, io fisicamente ero provato, ero distrutto. E poi c'è tanto lavoro dietro, tanto, perché Rosario, per esempio, dice sempre: io sono pigro, che è la più grande, posso dirla, una parola un po' cazzata che si possa mai dire, perché è la persona meno pigra del mondo, è il primo ad arrivare, l'ultimo ad andarsene, è attento ai particolari, controlla tutto, visiona tutto, pigro non è.